bentornati sul canale. Vi chiedo scuse per la luce, ho sparato al massimo la ring light perché non so da voi qua, è da ieri che non smette di piovere, sta diluviando con bufera annessa di vento, quindi insomma cerchiamo di salvare il salvabile. Oggi video spacchettamento dell'ultimo ordine che ho fatto sul sito di Lollocrea. In realtà l'ordine l'ha fatto mio marito perché fra pochi giorni sarà il mio compleanno, quindi auguroni Manu, non perdi mai l'occasione una volta all'anno per diventare più vecchi e più rincoglioniti. Comunque, come ogni buon marito che ha una moglie sferruzzina, uncinettina, la sua massima è stata: non so che cosa regalarti, fai tu, fatti un ordine da Lollocrea dove vuoi, te lo regalo io. Come farselo ripetere 2 volte, cioè mi inviti a nozze, mi stendi il tappeto rosso e ho fatto danni. Ho fatto un ordine e in più le 3 donne di Lollocrea mi hanno anche inserito un po' di omaggi. Per chi di voi ancora non sapesse chi è, cosa è Lollocrea, non ci siamo. Non ci siamo, vi rimando a settembre del prossimo anno a questo punto, perché ormai, insomma, Lollocrea è diventata una solida realtà, è una colonna del Made in Italy per quanto riguarda appunto filati di grandissima qualità. Vi lascio come sempre giù nell'info box tutti i link di riferimento e di tutti i filati che vi mostrerò in questo video. Vi metto il link relativo al prodotto, al filato stesso, che vi rimanda alla scheda sul sito. Così, se c'è qualcosa che per caso vi interessa, vi incuriosisce, cliccate sul link e andate direttamente sulla pagina. Il catalogo online dei filati Lollocrea si sta incrementando notevolmente in quest'ultimo periodo perché si stanno aggiungendo, non dico tutti i giorni, ma tutte le settimane, diverse nuove linee di filati, oltre a nuove colorazioni di vecchie linee. Voi sapete che la Manu è una fissionata di botto, di scozia, di confetto e di soffio, però ci sono davvero tante nuove linee molto interessanti, quindi vi invito a spulciare un po' il catalogo, che è tra l'altro di facilissima navigazione. Le tipologie di filato sono divise in 3 categorie, quindi è anche davvero molto facile andare a cercare i filati che vi possono interessare di più, perché avete i filati estivi, quelli invernali e quelli fantasia, quelli un po' misti. Bene, non mi perdo in ulteriori chiacchiere perché di ciccia sul fuoco ce n'è assai, ho un po' di cose da mostrarvi. Poi, al termine del video, come ormai abbiamo consolidato l'abitudine, vi faccio una carrellata di tutti i filati zoomati, così vediamo bene anche le sfumature, le tonalità proprio qua. Mi sono fatta regalare dal marito tutti i miei filati preferiti, cioè sono quelle certezze consolidate, sono quelle colonne d'Ercole che non si schiodano neanche a morire. Sono i miei filati preferiti, perché poi ognuno di noi sviluppa le proprie dipendenze, no? Le proprie malsane passioni. Le mie malsane passioni sono il Queen, lo Scozia, soffio, confetto e botto, e quindi ho fatto scorta. Allora, ci sono davvero un sacco di nuove colorazioni di tutte queste linee, quindi ci siamo capiti. Partiamo con il soffio. Ho lasciato ancora tutto insacchettato e spacchetto con voi, quindi abbiate pazienza i video caserecci e casalinghi della Manu, perché sapete che in questo periodo ci sono state un po' di disavventure veterinarie che comunque speriamo si risolvano. Comunque, vediamo, ho preso 4 nuove colorazioni di soffio, che è un filato stupendo. Ogni gomitolo pesa 50 grammi, ma avete 500 metri, quindi insomma ce n'è parecchio. Allora, ripeto sempre le stesse cose, ma sono comunque importanti. Ogni gomitolo, ogni cacciotta di qualsiasi linea di Lollocrea è fermato da un piccolo cordino o spago o fettuccia con l'etichetta fustellata che riporta il nome della linea, del filato, e sul retro la composizione, il peso e il metraggio. In più, ogni gomitolo ha 2 EasyStart, o meglio, ha l'EasyStart che ferma il capo centrale della caciotta, e poi ha un bollino di scotch che vi contrassegna il capo laterale. Così voi, in base a come vi siete svegliati la mattina, come cominciate bene la giornata, potete scegliere se iniziare il vostro progetto prendendo il capo centrale o il capo laterale. Io di solito prendo il capo centrale, ma credo che comincerò a prendere il capo laterale, perché soprattutto dalle caciotte, delle cacciotte quelle un pochino più voluminose, arrivo a un certo punto e poi vado in crisi perché mi si ingarbuglia tutto. Di conseguenza, per evitare questo disastroso dilemma mentale e materiale per la mano, comincerò a lavorare iniziando dal capo laterale. Comunque, torniamo ai nostri soffio. Allora, soffio costa 4 euro, ci sono, ormai credo che stiamo arrivando al centinaio di colori, sul catalogo ce n'è davvero per tutti i gusti, e sono uscite delle colorazioni, vabbè,
Questo, se non vado errata, è il color Island. Allora, il soffio è un Kid Moher all'80% e 20% viscosa. Vi ho già detto 50 grammi, 500 metri. Tutti i filati di Lollocrea sono made in Italy e sono tutti igienizzati con uno spray profumato e igienizzante battericida uno per uno prima di essere insacchettati. Soffio si può lavorare o da solo, consiglio doppiato perché è davvero molto sottile e molto fine, oppure sta benissimo lavorato in accoppiata, in combinata con altri filati che possono essere lini, cotoni, lane, si presta davvero benissimo, è un po' lo squillo dei filati di Lollocrea soffio, perché va con tutti e sta benissimo con tutti perché dona volume, leggerezza, è morbido, è peloso, non è troppo secco, il giusto, piacevolissimo. Fantastico, è uno dei filati migliori di Lollocrea, per me, parlo pur moi, pur la Manu, è veramente un filato che è garanzia. E continuerò a acquistare soffio perché davvero, cioè, non ne ho mai abbasta. Come si fa ad averne abbasta di soffio? Non è possibile. Poi, dopo Island, abbiamo Timo, io vado pazza per le erbe aromatiche, e abbiamo quindi il color Timo, questo verde chiarissimo, chiarissimo, è quasi un verde bianco dorato, opaco, sono tutti opachi, non hanno perlescenze, non hanno fibre metallizzate, no. Perché poi abbiamo anche Soft Lurex, che è un'altra linea, che invece ha anche il Lurex metallizzato, ma qui parliamo del soffio classico. Poi abbiamo il Bitter, guardate che meraviglia. E questo soffio bitter io l'ho preso da accoppiare a confetto bitter. E l'ultimo soffio, se non vado errata, è cannella. Cannella, esatto. Di cannella ho il Queen, quindi pensavo di accoppiare Queen cannella a soffio cannella. Quindi di soffio abbiamo già detto tutto. Ma poi io ormai sono convinta che sapete queste cose a memoria, però quando ci sono dei nuovi colori, come si fa? Poi, non lo bacio, l'ho baciato nella live che ho girato questa mattina, che ho sul rossetto, se no lascio l'impronta proprio alla Jessica Rabbit, meglio di no. Ho voluto prendere Queen, Confetto e Scozia, nuove colorazioni, vediamo un po'. Ne ho prese due per colore, due per tipologia. Partiamo da Scozia, Scozia cipolla, mi si è spento anche il computer dalla disperazione. Scozia cipolla, Scozia è un altro dei filati per me colonne di Ercole. Intendetela come volete, sono quei filati garanzia, cioè sono quei filati che non vi deluderanno mai perché ormai sono storici, sono tra i primi filati venduti da Lollocrea e sono quelli anche secondo me più apprezzati e più amati. Quindi, donne di Lollocrea, continuate a buttare fuori nuovi colori di questi filati, perché state tranquille che come non rischierete mai di andare a finire sotto i ponti. Finché ci proporrete Scozia, Queen, Botto, Soffio e chi più ne ha che più ne metta, non andrete mai in malora, avrete sempre la vostra clientela assicurata. È questo color porpora, un po' più chiaro del porpora porpora, è a metà tra il porpora e il vinaccia. Io spero che con la ring light qualcosa si veda, ma purtroppo, cioè, sembra che siano ancora le 5 di mattina e sono le 10 e mezza. Parliamo di Scozia, che io non mi ricordo mai i prezzi. Scozia costa 3,90€ a gomitolo, appunto ne ho presi due, e Scozia è un 70 alpaca, 20 lana, 10 viscosa, 340 metri in 100 grammi. Questa è la versione a due capi. Voi sapete che la Manu adora e prende praticamente quasi solo lo Scozia a due capi, perché trovate anche la versione a un capo, che ovviamente raddoppia il metraggio, quindi sempre per lo stesso peso, 100 grammi, avete 680 metri. Stavo contando mentalmente. Le nozioni di matematica della Manu sono rimaste a livello di terza elementare. Comunque, Scozia cipolla, favoloso, bellissimo, e Scozia è uno di quei filati invernali, ma che non sono pesanti, che non vi cadono addosso e vi fanno sentire tutto il peso della vostra età e dell'età del mondo, cioè sono comunque caldi, leggeri, morbidi,
non pizzica, non prude, almeno a me personalmente, e ve li straconsiglio assolutamente. Poi vediamo confetto. Confetto è un altro filato che assomiglia molto allo Scozia per quanto riguarda la sensazione tattile. Allora, questo è il color bitter, prima di farvelo vedere è un 45% alpaca, 45% lana e 10% lyocell o lyocell. Il lyocell, quello che è un derivato dell'eucalipto, della corteccia di eucalipto, quindi è una fibra di origine vegetale. 100 grammi sviluppano 350 metri, questa è la colorazione bitter. È un colore stupendo perché è tutto un mélange di mattone, rosso scuro, un marrone cannella abbastanza scuro, tutto mélangeato. Sono almeno tre colori tutti mélangeati assieme in questo effetto stupendo, bellissimo, che vi sembra un colore unico, proprio bello, bello, bello. E in accoppiata a Bitter Confetto, che è un'altra delle mie linee favorite, no? Ve l'ho detto, appunto, ho preso il Bitter Soffio. Guardate come stanno bene assieme, sono proprio complementari. Poi ho preso un Queen, che è un'altra delle mie linee preferite, davvero, l'ho scoperta da poco ma la adoro. È il Queen color Prussia. Allora, questo io l'ho pensato per mio suocero perché vorrei fargli un bello scaldacollo. Ho del soffio in tinta nel mio bidone dei soffio. Io ormai sto raggiungendo dei livelli di saturazione di filati che voi non potete immaginare. Ho creato una scatola solo di soffio. Dovrei avere comunque del soffio blu di questa tinta o similare. Se non dovessi averlo, perché magari i miei ricordi sfumano, lo utilizzerò da solo, magari doppiato. Comunque questo è il Queen. 70% lana, 30% lyocell. 100 grammi sviluppano 420 metri. Guardate che bel colore. Poi è molto morbido, peloso, sembrerebbe quasi ispido, ma assolutamente non è ispido, non è fastidioso per niente. Io vi dico, io adoro il Queen. Sì, lo lavorerò doppiato perché è molto molto sottile. Ah, mi sono dimenticata di dirvi il prezzo di Confetto. Confetto costa 4,50 € a cacciotta, mentre Queen costa 4,20 €. Comunque tenete presente che abbiamo un po' di metratura all'interno, cioè Queen sviluppa 420 metri, ne avete qua da lavorare. E insomma, poi anche Confetto ne ha 350, quindi... Poi, cosa ho preso? Ho preso un altro Queen nuovo, che è il color grano. Mi ispirava anche polenta, però... Vabbè, per il momento ho preso grano perché non ho un giallo così girasole. Oh, Scozia si sta suicidando. No, guarda, bastano anche benissimo, sono bellissimi. Torniamo a grano. Allora, Queen, vi ho detto prima tutte le caratteristiche, sempre 100 grammi. È uno dei nuovi colori. Che bello. Guardate che bel colore, proprio il colore del grano maturo, color girasole, è un colore molto estivo, però devo dire che secondo me con un bitter, sì, magari alcuni potranno dire fa a pugni, ma io direi di no, con un bel color cannella. Dove sei cannella? Vieni fuori. Cioè, guardate come stanno anche bene assieme. E buttate un occhio anche a polenta, perché anche polenta non è male. E poi c'è un altro colore molto bello che è il Tibet. E mi pare poi ci sia anche il color corteccia. Ok, Manu, vienicene in fuori, se no rimaniamo qua tutta la mattina. Abbiamo poi Botto. Botto nella colorazione nuova marrone scuro, che io non vorrei dire una cazzata, ma potrebbe essere il vecchio color castagna, che non è più presente in catalogo perché è andato esaurito, e probabilmente o questo è molto simile, magari un bagno di colore un pochino più scuro, non ne ho idea perché io non ho fatto in tempo a prendere castagna di Botto quando è uscito. Però ho visto appunto nelle nuove colorazioni il marrone scuro, mi sembrava ricordarmelo e quindi l'ho voluto prendere. Allora, Botto è un altro dei miei favorites, dei miei lovi. È un 80% lana merino e 20% viscosa. 100 grammi sviluppano 450 metri, quindi anche qua ne abbiamo da lavorare. È un tweed bottonato. Io vado pazza per i tweed e vado pazza per i tweed bottonati, e i Botto di Lollocrea sono spettacolari. È un filato che è un po' duro,
così proprio al tatto, ma una volta lavato perde parte della sua rigidità e diventa molto più morbido, quindi è un filato che si trasforma in corso d'opera. Io botto consiglio sempre di accoppiarlo a soffio, perché per la mia esperienza soffio dà una notevole mano nella lavorazione, semplifica un pochino appunto il metodo di lavorazione, lo rende più morbido, più soffice e più arioso, e in più dona anche più volume, stanno molto bene assieme. Allora, Botto costa 4 euro a gomitolo. Questo è il color marrone scuro. E rieccomi, ho fatto un piccolo break di 20 minuti, mezz'oretta per mettere in carica la batteria perché mi stava dando segni di cedimento imminente. Vi ho mostrato tutti i filati del mio ordine, ora passo col mostrarvi gli omaggi che Lorelai e Simona mi hanno inserito nel pacco, quindi grazie mille di cuore ancora per tutto. Dunque, questo è un tris del vecchio Baby Scuola che non è più presente in catalogo, ma è stato sostituito da Ciccio. Che bel nome, Ciccio. Mi viene in mente il cugino di Paperino. Io avevo in mente di fare uno scaldacollo per Michele in degradé, partendo dal marrone castagna, verde militare e verde pistacchio. Lorella è stata così carina da tenermeli da parte perché nel frattempo li hanno tolti dal catalogo e io sono andata in crisi perché ero convinta proprio di non poterli più trovare. E poi Lorella appunto mi ha spiegato che li hanno semplicemente riassortiti e hanno cambiato nome. E infatti ora sull'etichetta è presente il nome nuovo della linea. Sono i vecchi Baby Scuola. Ciccio. La composizione è 60% lana, 30% viscosa, 10% alpaca. 100 grammi sviluppano 190 metri. È un bel filato ciccione, come giustamente dice il nome. È azzeccatissimo. Guardate, è un bello stoppino. Guardate che bel calibro, bello bello, questo si lavora velocissimamente. Con questo realizzate scaldacolli, cappelli, anche muffole, qua, muffole o muffole? Muffole. In pochissimo tempo è super morbido, caldo. Ah, mi piace, non l'avevo ancora provato e ve lo straconsiglio, come vi consiglio di provarli un po' tutti i filati dell'Olocrea, fate un po' di ordini e turnate i filati. Andiamo un attimo a vedere sul sito i colori. Sì, sono praticamente rimasti i colori del Baby Scuola. Quindi questo è il castagna, bel marrone scuro. Poi abbiamo il color verde militare e poi il color pistacchio. Mi piace molto il fatto che non sia brillante come colore, che non sia troppo intenso, perché secondo me fare un degradé in quest'ordine sta molto bene e vorrei fare un bello scaldacollo a Michele. Vediamo se riesco a farne due, perché direi con tre gomitoli si riesce a fare tranquillamente e abbondantemente uno scaldacollo. Sì. Allora, Ciccio costa 3,50 euro a gomitolo. Penso abbiano mantenuto lo stesso prezzo del Baby Scuola. Sì. E qui consigliano ferri dal 7 all'8. Mi sono appena resa conto di non avervi detto i ferri consigliati per tutti gli altri filati. Supponevo che avere un anno in più avrebbe comportato gravi responsabilità e gravi défaillance. Vabbè. Al limite andate a guardare sul sito e comunque le misure consigliate dei ferri con cui lavorare i gomitoli sono ovviamente misure indicative, dipende sempre dalla vostra mano e dal progetto. Poi ho soffio color grano. Questo Lorella me l'ha messo perché vabbè, ti piace vincere facile, eh? Guarda. Grano soffio e grano queen, ci sta veramente bene. Lorella sa del mio amore per il soffio e quindi i due grano, la coppiata dei due grano. Grazie, 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 veramente. Poi altro omaggio, questo duo di confetto. Adesso che ci stiamo appropinquando man mano sempre di più al periodo delle feste natalizie, ma che diceva il monaco Zenone di Brancaleone, Lentopede? Ecco, con Lentopede ci stiamo avvicinando al Natale e secondo me il colore del Natale, c'è poco da fare, è il rosso. Guarda che bel punto di rosso. Non è il classico rosso Natale, rosso Babbo Natale, è quel rosso che
vira un po' sul color sangue, mi piace tantissimo perché non è un rosso banale, è davvero un bellissimo rosso e non è un rosso lampone perché non ha del violaceo o del fucsia all'interno. Non vi sto a ripetere le caratteristiche del confetto perché vi ho già appunto fatto vedere i bitter. Ecco, poi abbiamo un nuovo filato che io non ho ancora provato, non è nuovo in catalogo ma ci sono un sacco di nuove colorazioni e parliamo di raggio. Lorella mi ha inserito ben 4 colorazioni di raggio. Nel frattempo che io di prepotenza vulcaniana apro la confezione, leggiamo raggio. Dunque, prezzo di raggio 3,20 € a gomitolo. Molto adatto per realizzare calzini, wow! Sapete che c'è? M'ha letto nel pensiero Lorella, giuro, perché uno dei progetti che ho in mente per il Natale è quello di provare a confezionare delle calzerotte molto brancaglionesche, cioè senza... io non ho mai fatto calze nella mia vita, manco all'uncinetto, per cui ho in mente un progetto di calze farlocche, che sono quelle calze che possono fare tutti, perché non è il classico tutorial per fare calzini con il toe up, no, sono le calze che voi fate in piano e poi cucite, cioè, a mo' di calza anni 40 col filo dietro, sono calze da battaglia, sono calze da stare in casa, svaccati sul divano, al calduccio, però è un'idea anche carina, no? Da regalare, da far trovare. Niente, passiamo al filato che è meglio. Allora, raggio è un 70% lana sport, 30% acrilico. Gomitolo da 100 grammi, sviluppa 340 metri. Non ho idea se un gomitolo basti per un paio di calze, lo scopriremo vivendo. Al limite farò una calza di un colore e l'altra calza di un altro. Dunque, Lorella mi ha inserito 4 colori veramente molto belli, vediamo un pochino, ed è stata super super brava perché non mi ha messo i mélange, perché forse intuendo il fatto che avrei potuto realizzare delle calze, ha detto no, aspetta, non complichiamo esageratamente la vita alla mano, che sennò si va a ficcare con la testa nel freezer per farla finita. Allora, vediamo un po'. Questo dovrebbe essere il color lampone. Ecco, guardate che differenza con il confetto rosso. Ferri consigliati 3,5-4. Perfetto, direi, perfetto, siamo a cavallo. Poi abbiamo il petrolio, che sarà sicuramente questo. Poi vediamo cosa abbiamo. Abbiamo un bel marrone scuro, sarà mocha. Molto probabilmente è mocha, guardate che bel marrone freddo scuro. E poi abbiamo questo bel arancione, vediamo, cotto, esattamente, questo è il color cotto. Lanciamo la challenge delle calze farlocche, che possono fare tutti, anche i deficienti come me, è riuscire a fare 2 paia di calze con un gomitolo, abbiamo 340 metri. O al massimo saranno calze che non arriveranno sotto al ginocchio, ma magari allo stinco. Poi vediamo di farcela, ragazzi. Mal che vada, farò le calze di 2 colori diversi. Poi, ultimo omaggio, questa coppia di fiamma. C'è già in catalogo il fiamma. A me ancora non è parso di averlo visto. Il fiamma. Può essere che ancora non ci sia. È un fiammato, mi diceva Lorella che voleva farmi provare un fiammato nuovo, quindi credo che debbano ancora inserirlo in catalogo. Vediamo un po', sono curiosa. Beh, questo è molto classico e questo è molto wow. Allora, il fiamma è un 60% lana, 30% viscosa, 10% alpaca. 100 grammi sviluppano 190 metri. Guardate che bel colore, che bel mélange fiammato, nero e arancione. E mi sembra quasi che ci sia anche, forse non è nero, ma c'è un blu navy metallico che non si percepisce assolutamente al tatto metallico, quindi magari sto dicendo una grande cavolata. Peloso, morbidissimo. Quindi anche questo secondo me per fare scaldacolli, sciarpe, cappelli, guanti va benissimo. Non vi so dire la colorazione perché ad oggi guardando il catalogo ancora
il filato fiamma non è presente, quindi sicuramente arriverà a breve. Comunque è questo arancione caldo, molto bello, con del blu e del nero. Pazzesco, molto particolare. E poi abbiamo l'altro, sempre fiamma, che come vedete non ha composizione metallica o riflettente, totalmente opaco, assomiglia molto a ciccio, è meno grosso come filato, la composizione è diversa, è sempre uno stoppino comunque, però questo sembra quasi un fiammato nero e marrone scurissimo testa di moro, quindi non è né tutto nero né tutto marrone, non è uniforme, molto particolare. Adesso mi dispiace nuovamente perché purtroppo la luce è quella che è, fuori c'è un temporale pazzesco e ho acceso tutte le luci per cui si vedrà poco e niente. Molto particolare, mi piace. Bene amici, io concludo qui questo video perché vi ho mostrato davvero tutto ciò che era contenuto nell'ultimo pacco proveniente da Lollocrea, che ringrazio ancora di cuore davvero per la disponibilità. Grazie mille amore che mi hai fatto questo stupendo regalo di compleanno, non potevi davvero farmi il regalo più gradito. Io ringrazio ciascuno di voi per avermi fatto compagnia anche oggi in questo video interminabile lunghissimo. Ora vi lascio alla carrellata zoomata di tutti i filati che vi ho mostrato, spero che questo video vi abbia intrattenuto con simpatia, che vi abbia suscitato curiosità e interesse verso i filati mostrati. Noi ci vediamo alla prossima, un grande abbraccio a tutti e a presto. Ciao!